Ci sono atenei in Italia dove i diversi padiglioni distano più di 13 km, che è la distanza tra il Viale Pindaro e il campus di Chieti. Dobbiamo finirle con i campanilismi, siamo un'università che ha il privilegio di insistere su due città importanti, due città, una con più storia, l'altra con una realtà più attuale, una vocazione più culturale, l'altra vocazione più imprenditoriale, ma sono due città che l'università deve riavvicinare e non separare. La pandemia è stato un momento che poteva essere devastante e a cui la D'Annunzio ha risposto in maniera straordinaria da un certo punto di vista, ringraziando il Rettore Caputi perché è riuscito a mandare avanti le attività didattiche grazie alla didattica a distanza, dall'altro perché i docenti della D'Annunzio sono scesi al fronte nella diagnostica Covid, nella terapia Covid, quindi io insieme a tanti altri colleghi. Non è stato un periodo facile, ma ne siamo usciti tutti fuori, secondo me a testa alta, con una grande prova della D'Annunzio che, ricordo, ha permesso che l'Abruzzo diventasse la prima regione italiana per capacità di analisi del genoma del virus SARS-CoV-2. Abbiamo avuto tanti contenziosi che abbiamo risolto in maniera brillante grazie chiaramente all'aiuto che ho avuto, al supporto che ho avuto all'interno dell'Ateneo da parte di tutti e in particolare del direttore generale e della prorettrice. Però ne siamo venuti fuori bene, è stata un'esperienza importante della mia vita, ma comunque rimango a disposizione dell'Ateneo per qualsiasi cosa potrà servire in futuro all'attuale rettore. Un consiglio: assolutamente avere tanta pazienza, per fare questo lavoro ci vuole una pazienza infinita. Questo è il consiglio più grande che mi sento di dargli.